Come ieri e come domenica in modo particolare, oggi un'altra giornata con Locri protagonista nazionale per un evento che vuole essere una forma di lotta, anzi qualcosa di più di una forma di lotta, una vera e propria lotta contro le mafie, nel caso nostro contro l'Ndrangheta. Una giornata importante, l'avete potuta vedere anche attraverso le telecamere di Telemia che ha raccontato in diretta i diversi momenti della manifestazione di Libera in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Intanto, ieri ve ne abbiamo parlato, ne hanno parlato i TG di questa emittente, ma tutte le testate giornalistiche, c'è stato qualcuno che ha pensato di rovinare la festa, dopo la visita di Mattarella, in nottata, sapete, abbiamo già abbondantemente parlato, è stato imbrattato un lato del perimetro dell'Episcopio, qualcuno ha scritto meno sbirri più lavoro. È chiaro che qualcuno, che io non penso sia un folle, ma che ha proprio la voglia e il desiderio e l'obiettivo e il progetto, anche se possiamo dirlo criminoso, di destabilizzare. Ma oggi le cose sono andate bene perché la gente, forse più di domenica, una certa assenza di cittadini domenica c'è stata ed è grave, oggi forse più di domenica la gente, soprattutto i giovani, soprattutto gli studenti, hanno invaso la città di Locri. Sono state ricordate le vittime innocenti di mafia, ci sono stati gli interventi, ci sono state le iniziative collaterali sempre importanti e questo serve, non sono sfilate, queste cose servono perché garantiscono comunque un sostegno etico a quelle che possono essere battaglie civili importanti. Noi non possiamo fermarci di fronte poi alla tracotanza e all'arroganza di chissà magari maneggiare un'arma da fuoco. Questo è il dramma, quello di avere talvolta paura di questi soggetti, ma dal punto di vista del coraggio civile crediamo che nessuno di noi possa e debba avere paura. Ecco, il coraggio civile deve essere e sicuramente può essere più forte del coraggio fisico. È bello vedere che le idee di positività camminino sulle gambe di tanti giovani, quelle gambe che oggi hanno attraversato le vie principali di Locri con Piazza dei Martiri, che è stata naturalmente la zona, il punto di riferimento di una giornata che raccontare viene quasi naturale e facile, ma vivere è ancora più profondo, più complesso, non si riesce veramente ad esternare l'emozione, ad esternarla compiutamente, perché sono sensazioni, sono emozioni del momento che possono però innescare progetti di rivolta. L''Ndrangheta sappiamo che dopo periodi di calma riesce ad organizzarsi, nella Locri, a Locri in particolare pare stia avvenendo, e allora che ci sia una manifestazione come questa è estremamente importante. L'augurio è veramente che non ci siano più queste presenze nefaste e che ci siano sempre più manifestazioni, ma non per liberarsi da un demone come l''Ndrangheta, per festeggiare la liberazione da quel demone. E Libera oggi ci ha dato questo insegnamento. Grazie, ci rivediamo domani. Mosaico digitale Siderno. Semplicità, leggerezza, libertà e forza espressiva. Riproduzione di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22, Siderno Marina. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno. Aperto a pranzo, per cena, su prenotazione. Ogni giorno alla villa gustose novità gastronomiche, il mix tra antiche tradizioni, modernità. Assoluta la qualità dei prodotti usati. La villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. Ristorante La Villa, in Piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno.
Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia. Corso della Repubblica 96, Siderno. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, Piazza delle Palme 3, Siderno. La tecnologia al servizio dei clienti. La modernità che accompagna il lavoro di ogni giorno. La competenza e la puntualità nei servizi. Tutto questo è Telephone Life Wind 3. Telefonia e accessori. Le migliori marche di telefonini, di tablet e tutto ciò che serve per essere sempre connessi. Telephone Life, Galleria Tasso, dietro sede Banca BNL, Siderno.